Buon salve, sono tornato. Buon salve, qualcuno potrebbe pure dire che sembro intonato. No, ok, ho sbagliato a intonare intonato. Buon salve a tutti quanti, io sono DualTube Channel. Non avrei mai pensato di ritornare sui vostri teleschermi dopo un'assenza più o meno ingiustificata per parlarvi di un secret lair contenente terre base. Però è successo e allora, pistola alla testa, mi vedo un po' costretto a confessare che in realtà avrei voluto rimanere un pochettino, ancora un pochettino di più in questo mio esilio, tra virgolette, per riordinare un po' le idee, preparare un po' di cose, vorrei cambiare qualcosina perché le cose non stanno andando come vorrei qui e quindi non lo so, pensavo di cambiare qualcosina. Niente, ho postato questa immagine ieri sera delle Cinque Terre di Bob Ross, di questo Secret Lair, e sono stato molto contento di un sacco di commenti, ma soprattutto anche dei commenti fatti tra altre persone, perché di solito spesso è uno scambio di opinioni tra me e qualcun altro in un commento, tra me e qualcun altro in un altro commento. Invece, anche quando parlate tra voi, mi piace come cosa, perché vuol dire. Fondamentalmente per me vuol dire che ci sono abbastanza persone per poter iniziare una cosa a tre, e io sono molto un amante delle cose a tre. Ma detto questo, niente, sono stato contento dei vari commenti, sia appunto su YouTube, sia appunto su Facebook, tutto quanto. Ho detto, ok, è il momento di tirare fuori un qualcosina, nuovo materiale per un video. Non avrei mai pensato che fosse stato questo, ma in ogni caso, ok. Non so se siete a conoscenza di chi sia Bob Ross. Bob Ross è quel pittore con la barba, la camicia, i jeans e i capelli un po' afro che faceva quella trasmissione praticamente ancora parecchi anni fa. Si parla addirittura degli anni 80 in America, in cui e ogni puntata tipo pitturava un quadro diverso, tutto quanto. Non sono proprio sicuro che sia stato lui di preciso, ma la Wizard ha fatto dipingere appunto da Bob Ross o chi per esso 5 terre base e ci ha fatto un secret lair. E per quella che poteva essere la notizia, il video si potrebbe anche concludere qui. Io vi dico, non compratelo. Possiamo metterci a discutere sul Secret Lair di The Walking Dead con le carte per il Legacy e la facoltà di poter scegliere di utilizzare i propri soldi come si vuole. Possiamo dibattere sul Secret Lair Double Life, Double Care, non mi ricordo, che la Wizard ha fatto pagare doppio per prendere la metà di quei soldi e donarli all'ospedale vicino alla Wizard. Ok, ma queste sono 10 terre base. In un prodotto super mega iper costosissimo per quello che è il suo valore, ok? Perché è innegabile, è un secret lair che ordinato tipo adesso rischia di arrivarci col prezzo raddoppiato con la dogana sopra tra 8 mesi e potrebbe non arrivarci. Quindi no, cioè no ragazzi, almeno questo no. Ok, piccola rettifica che mentre editavo questa parte del video ho dato una controllatina a questo Bob Ross, probabilmente ve lo ricorderete ora che l'avete visto. Il tizio è deceduto, e anche da parecchio, tipo 25 anni, e quindi quello che penso siano le immagini delle 10 terre base in realtà non sono altro che ingrandimenti o comunque dettagli di alcuni suoi quadri, almeno spiegherebbe il fatto che appunto sull'articolo che vi ho mostrato prima
uno dei, appunto uno dei tizi che hanno realizzato questa immagine dice: ho avuto un po' di problemi con le pianure perché ho dovuto zoomarle, farle inquadrarle, farle stare giusto tutto quanto. Ok, va bene, ci siamo capiti. Sarebbe tutto potuto finire qui se non fosse che nel fare un minimo di ricerca riguardo questo Secret Lair, perché effettivamente qualcuno mi ha detto: ma è vero? Io ho risposto scherzosamente di sì. Però effettivamente il dubbio anche a me era venuto, perché porca puttana, 10 tarre base? Cioè chiedere dei soldi per 10 tarre base? No, no, effettivamente è la Wizard, quindi sì, era sicuramente vera come cosa, ok. Però voglio dire, ho fatto un piccolo po' di ricerca e mi è saltato fuori tipo questo Secret Lair Box of Rock. Ho detto, ma doveva uscire Secret Lair Bob Ross Box of Rock? Sì, ci assomigliano, ma non sono la stessa cosa, cioè suonano simili, ma. E così ho controllato. Ed è venuto fuori che è il Secretversary, cioè l'anniversario della prima vagonata di Secret Lair. E quale modo migliore per festeggiare un prodotto super mega iper costoso che rischia di non arrivarti, magari devi comprarne uno, ne acquisti 7 e ti arriva 8 settimane dopo con uno spazzolino da denti. Rifacendolo di nuovo, perché la logica della Wizard è la logica di Tafazzi, ormai lo abbiamo capito, è così che ragionano loro. E allora, l'unica cosa che effettivamente mi sento di sottolineare, perché effettivamente, cioè, è una cazzata, però è una genialata allo stesso tempo, è che tutti i Secret Lair adesso hanno l'opzione di venire fuori non foil, a un costo, e piegati a un costo superiore. Piegati vorrebbe dire foil. Solo che c'è questo piccolo problema che l'azienda che fa le figurine da tipo più di 25 anni, l'azienda che fa le figurine da più tempo al mondo, non sa fare bene le figurine, soprattutto in America. E quindi tipo una carta normale è così. Una carta foil è così. Quindi praticamente per ovviare a questo problema, invece di migliorare la qualità della carta o dell'inchiostro o della foilatura, hanno detto l'opzione: o ve le beccate così o ve le beccate non foil. E non lo so, cioè, è allo stesso tempo così stupido e così intelligente che. No, vabbè, io comunque ho già deciso che non commenterò più questi prodotti e soprattutto non commenterò questi prodotti. Cioè, ci guardiamo questa schermata qui, ma col cazzo che vado ad aprire le varie finestre per mostrarvi cosa c'è dentro. Un po' perché si vede già da sé e un po' perché, no, ragazzi, veramente no. Ormai, cioè, già sto prodotto non era partito col piede giusto per me, ma io quando vedo co cose fatte così male, cioè, vi giuro, non ce la faccio. Abbiamo Secretversary Super Drop No Foil non, No Nonsense Bundle. Non mi interessa. Secretversary Super Drop Foil Forever Bundle. Ah, ok, è la fusione di tutti i Secret Lair di questa ondata. Ok, mi ero un attimo perso. Box of Rock sono 5 artefatti che danno mana e fanno cose con dei disegni sopra che. Spero che si senta bene grazie al nuovo microfono, lo schifo che mi si regurgita. Poi abbiamo Happy Little Gathering, che è il Secret Lair Bob Ross. Happy Little Gathering Foil Party Hard Shred Harder, che sono 5 removal: Anguished Unmaking, Assassin Trophing, Dreadbore, Decimate e Traximundar, disegnate come se fossero locandine dei Lacuna Coil. Ora, lo so che qualcuno di voi potrebbe dire che è geniale, ma non ce la faccio, cioè non ho neanche voglia di incazzarmi, veramente mi ha fatto perdere la voglia.
Secondo me questa cosa delle arti alternative è uscita un pochettino troppo dal seminato. No. We hope you like squirrel. Ci auguriamo vi piacciono gli scoiattoli. Un secret lair con dentro 5 scoiattoli e uno scoiattolo token. E ultimo, ma non ultimo, che in realtà è l'unico secret lair che ho aperto, è il secret lair Seb McKinnon. C'è un secret lair con addirittura 4 carte, di cui una è una terra, con delle art particolari fatte da questo particolare artista. È interessante a livello di contenuti perché comunque c'è dentro la Damnation, c'è dentro la Sower of Temptation, c'è dentro questa Enchanted Evewing, c'è questa palude che per carità è fighissima come palude, ma porca merda, non... no, mi ha cagato il cazzo sto prodotto, però questo particolare prodotto mi ha fatto aprire gli occhi su una cosa. Stavo guardando questo secret lair dedicato alle art praticamente di Seb McKinnon e non ho potuto fare a meno di pensare ad una mia amica che anche lei gioca a Magic e ha questa particolare predilezione per le carte di Jon Avon. Colleziona un po' tutte le carte di quel determinato artista e così non so bene secondo quale associazione di idee ho detto, beh, tecnicamente anche Bob Ross si potrebbe considerare un artista. Poi mi sono ricordato di aver letto, se non sbaglio, su Twitter o su Reddit che riportava da Twitter, di Rebecca Guai, spero di averlo pronunciato giusto, spero che sia lei, che annunciava che probabilmente la prossima estate dovrebbe esserci un'altra sua collaborazione per delle art di Magic, con Magic, e non ho potuto fare a meno di pensare a un altro eventuale Secret Lair Rebecca Guai con altre 4 carte di cui una terra base buttata là dentro per altri 30, 40, $60 a seconda dell'occasione, a seconda della presunta foilatura o meno delle carte, e il pensiero mi è ritornato ancora una volta appunto a questa mia amica che vuole le carte di Jon Avon, che mi dice: "Ah, ma quella carta di Jon Avon, me la scambi, me la dai, me la vendi?" E allora ho pensato: le carte con le art particolari messe in uno per i vari comandanti e tutto quanto, tutte queste cose fighe, abbellite, migliorate, rese esteticamente più belle, visualmente più belle, non sono altro che altri elementi estetici, cioè un po' come quelli di Arena, un po' come le skin delle carte. E cioè, ho realizzato cos'è che mi fa veramente cagare di questa serie di prodotti. Che io non ho bisogno di avere una carta più bella. Ho bisogno di avere una carta più divertente, più funzionale per quello che è il suo scopo. È una carta che deve esserci bello, bello giocarci, deve essere bello giocarla, deve essere bello quando me la giocano contro. E deve avere quello che serve per farmi divertire. Che per quanto mi riguarda è l'interattività, per qualcuno può essere l'inesorabilità, per qualcuno può essere la gigantesca gigantezza. Ci sono un po' gusti diversi, ma in realtà, per quanto possiamo metterci a dialogare quanto vogliamo su cosa per noi rende oggettivamente o soggettivamente una carta bella, resta comunque il fatto che questo è semplicemente un prodotto estetico, un prodotto addizionale estetico. E a me va bene avere le carte belle, belle esteticamente, ma devo avere anche le carte belle nel senso divertenti, che mi piace giocare, perché è la base. Perché, cioè, non posso dire, ok, potrei spendere $50 per una carta esteticamente bellissima che però non potrò giocare perché il gioco non mi diverte più. Perché io in questo momento sono un po' in questa situazione, non mi sento particolarmente ispirato dal gioco o divertito dal gioco, specialmente dal gioco che faccio davanti al computer, quello senza l'interazione umana. E quindi questo prodotto mi scazza.
Mi scazza parecchio. Però trattengo parte della mia rabbia, della mia feroce furia, perché alcuni di voi forse non vogliono sentirla, e altri di voi che invece stanno un po' sbavando e bramando per sentirmi aprire i cancelli dell'inferno e rovesciare tutto quello che ho dentro, non voglio darlo a questo prodotto. Voglio lasciarmi stuzzicare un altro po' e poi veramente. Ci vediamo al prossimo video.